Se stai lavorando sulla verticale monobraccio probabilmente già li conoscerai, ma se non li conosci ancora, oggi ti spiegherò a che cosa servono questi cubetti e come possono migliorare drasticamente la tua verticale monobraccio. In questo video ti spiegherò il perché e come utilizzarli, e lo scopriremo subito dopo l'intro. Ehi, Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, l'Academy con il maggior numero di risultati provati che potrai consultare direttamente sul nostro sito. E aiutiamo le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Balancer, ebbene sì. Madonna, ti immagini, volava giù. Balancer, ebbene sì, questi cubetti sono un game changer, quindi qualcosa che cambia completamente la tua pratica dell'approccio della verticale monobraccio, perché con questi puoi fare tantissimi esercizi di varie tipologie. E in questo video oggi ti andrò a spiegare 3 esercizi, uno per categoria. Balancer, adesso partiamo dal primo esercizio, il più semplice, e andremo a utilizzare un solo cubetto. In questo caso il cubetto ci può dare un'enorme mano nel capire come ci possiamo sbilanciare sul braccio portante. Quello che andremo a svolgere è uno sbilanciamento con una mano sul rialzo. Di qua. Una volta che sei in verticale, centrale, in straddle, quindi a gambe divaricate, spingi forte con il braccio portante, quindi cerchi di spingere la spalla all'orecchio, ed esegui lo sbilanciamento laterale, porti il bacino esternamente. A questo punto inizierai già a sentire più peso sul braccio portante. Il peso sul cubetto deve essere poco. In questo caso andremo a utilizzare il blocchetto perché ci semplifica di tanto già l'inclinazione del torace. Infatti, come puoi notare, quando sono in questa posizione e spingo già di più con il braccio portante, il torace è inclinato, non rimane perpendicolare in questo modo. Ma portando già il peso maggiormente sul braccio portante, il torace è già inclinato verso l'esterno. Quello che dobbiamo cercare di fare è inclinare leggermente di più il bacino per dare più peso sul braccio portante. Quindi questo esercizio è molto importante per iniziare a capire come sbilanciarsi sul lato, come iniziare a inclinare il torace, quanto peso devi avere su un braccio prima di andare a staccare l'altra mano, quella di assist. Una volta che hai preso confidenza con questo esercizio e iniziato a mettere su resistenza sulle braccia, si può passare alla seconda categoria, ovvero quella di transizione. Per questo esercizio utilizzerai sempre un cubetto e lo manterrai posizionato sotto la spalla. A questo punto esegui lo sbilanciamento laterale cercando di portare tutto il peso sul braccio portante e da questa posizione cerca di allontanare il cubetto e ripiega il braccio. Mentre stai eseguendo il movimento con la mano, l'attenzione deve essere sulla spalla opposta. Attento a non muovere la spalla in questo modo perché se no, come hai visto, ti verrà da cadere. Questo perché è molto molto importante andare a isolare il lavoro delle spalle e soprattutto del braccio, in modo tale che non vai a intaccare il posizionamento del corpo. Quindi da questa posizione cerchi di mantenere tutto il corpo fermo e si stende solo il gomito e lo ripieghi, cercando di portare il cubetto sotto la spalla. Questo è un esercizio molto molto valido per darti consistenza sulla verticale monobraccio. Ma adesso passiamo alla terza fase, quella di sollevamento. Quindi dopo aver consolidato la fase di transizione, adesso andremo a sollevare appunto la mano. Utilizzeremo sempre un cubetto e lo andremo a posizionare esternamente rispetto alle spalle. Quello che dobbiamo fare in questo esercizio è eseguire la salita in straddle, sbilanciamento sul braccio portante, quindi mi focalizzo sulla spinta di spalle, appoggio le 5 dita, da questa posizione eseguo la transizione, tocco il cubetto, focalizzo sulla spalla opposta e cerco di sollevare la mano.
Quindi balancer, prima di andare a staccare completamente la mano dal rialzo, cerca di fare tutti i passaggi che ti ho mostrato prima, poi focalizzati sulla transizione e poi focalizzati sul sollevamento del braccio. Questo perché se non hai un buon controllo sull'isolazione della spalla opposta, quando andrai a eseguire il sollevamento del braccio dal cubetto, ti capiterà di cadere. Balancer, allora, se vuoi imparare la verticale monobraccio, questo allenamento con i blocchetti è fondamentale. Ovviamente è tutto suddiviso fase per fase e vanno inseriti nel giusto contesto, e soprattutto devi utilizzare la propedeutica adatta al tuo livello, perché ti dà delle buone fondamenta per sviluppare un'ottima verticale monobraccio. Balancer, se la verticale monobraccio è la tua priorità e vuoi intraprendere un percorso sensato per le tue necessità, allora ti invito a cliccare il link giù in descrizione, dove potrai candidarti per il percorso di coaching. Spero che questo video ti sia piaciuto, lascia un bel like, un bel commento, se hai qualsiasi tipologia di domanda saremo felici di risponderti, e non dimenticarti di iscriverti su questo canale perché periodicamente pubblicheremo tantissimi nuovi contenuti. Balancer, ti auguro un buon allenamento and see you upside down.